Cosa abbiamo qua? Abbiamo una batteria che misura esattamente la bellezza di 12 volt e mezzo. Questa batteria è usata e ci è stata donata da nostro amico Giuseppe, che ringraziamo tantissimo. Poi abbiamo un contenitore di politetrafluoroetilene, se non mi sbaglio. O di polietilene ad alta densità, adesso non mi ricordo esattamente. Comunque è un prodotto che si utilizza nell'ambito chimico per solventi liquidi che non devono subire contaminazioni, eccetera. Conteneva originariamente acqua distillata, acqua diostillata, e ora invece contiene del gasolio. Tappo a tenuta con sigillo di gomma. È veramente un bel contenitore impilabile, cioè a questi pirli, questi cazzi che escono qui, e sotto c'è il ricettacolo dei cazzi, quindi questi contenitori sono anche impilabili, impirlabili, e quindi è un ottimo contenitore con i cazzi, veramente un contenitore con i cazzi. Ma soprattutto abbiamo l'oggetto di questo video. Il riscaldatore diesel che adesso apriremo e quindi faremo un unboxing di questo riscaldatore diesel. Ci è appena arrivato e abbiamo comprato perché non abbiamo nessun tipo di sponsor. Ecco qua. Il riscaldatore diesel. Oh, vediamo cosa c'è qua dentro. Intanto abbiamo una simpaticissima piccola marmitta con staffe e viti, con cose all'interno. Bella, molto bella, devo dire. La mettiamo qua. Ecco, poi abbiamo un prezioso manuale di utilizzo, scritto in russo, no, scritto in tutte le lingue, dai, con i certificati. Wow, abbiamo i certificati, siamo certificati, guardate che meraviglia questi certificati, questi sono da appendere al muro. Poi abbiamo una busta che però non esce. No, e poi abbiamo un il riscaldatore che ho preso doveva essere blu, ma invece è bianco. Vi dirò che non mi dispiace. Allora, vediamo se riesco a estrarlo senza fare troppo danno. A testa in giù. Bene, e a testa in giù abbiamo tubo. Altro tubo. Contenente altro tubo. Fascette a non finire. Filtro, immagino filtro aria. Fascette, viti, rondelle. E qua vedo già il prodotto che ora noi apriremo così. Qua c'è un display interessante che metto qui, un simpatico contenitore, e poi abbiamo la maniglia e voilà, ed eccolo qua, il telecomando, il famosissimo telecomando. L'unità è bianca, la marca la leggete qui, è Vivor. O Vevor o come volete voi, il telecomandino che poi in qualche modo proveremo. Beh, che dire, è piccolo. Qui ci sono i cavetti per l'alimentazione, ottimo, confusibile. Serial number, eccetera, eccetera.
tensione alla machine di qui di là, deve essere collegata una batteria, non può essere controllata da chiave. Qua c'è il tubo di uscita, il tubo. Ed è facile da aprire. Questa è veramente una comodità, è comoda come il varano. Abbiamo queste clip che permettono di spaccarvi le unghie. Noi useremo il coltello. Ecco fatto. In teoria, se non si incastrasse, stucazzi di coso. Ah, guardate che metallo! Metallo vero! Ed è esattamente come lo immaginavo. Serbatroio. Il serbatroio, qui c'è la pompetta che va installata sempre inclinata, badate bene, la pompetta è sospesa da una, è sospesa su una gomma, quindi questa è una cosa buona, e poi qua sotto abbiamo il riscaldatore vero e proprio che non vedo l'ora di provare, e wow, notevole, veramente notevole, cavi, connessioni, e direi che è pronto all'uso. Ora, come ho intenzione di montarlo? Pensavo di montarlo per adesso, per prova, qui sopra, come vedete c'è già lo spazio. Perché? Perché io qua ho già uno scarico, anche se dovrò chiudere qui. Insomma, dovrò verificare questo scarico perché vedo già che là c'è un buco. E comunque ho dell'altro tubo nuovo, quindi potrei sostituirlo. E quindi, ripeto, ho già uno scarico. Se riesco a mandare i fumi su, a sigillare qui e trovare un modo per fittare questo qui, quindi sigillando in qualche modo, fatto sta che insomma i fumi di scarico sono caldi, quindi tendono a salire e quindi tendono a uscire. Però vedremo, per fare una prova va bene così, perché non ho ancora intenzione di forare muri o porte. Bene, mettiamoci al lavoro. Ok, un po' di misurazioni prima di incominciare, giusto per curiosità. Diametro del tubo di scarico. Diametro esterno 8 cm, 80 mm. Come si può notare. Ok. Poi diametro di questo che è l'ingresso aria è 30, diciamo 29, però va bene 30. Tubo di scarico, flangia. Tubo di scarico, ma io direi 25, 24, qualcosa, ma sono 25, dai. E questo è il tubo di scarico. Ma sì, 25, perfetto. E queste sono le misure. Io voglio guardare questa marmitta. Una staffa che mettiamo qui, c'è la marmitta vera e propria con uno strano cazzo di plastica, il cazzo di plastica, e un altro cazzo di plastica qui, chissà qual è il significato di questi cazzi di plastica. Ah, una comoda, un comodo foro. Ah, ecco, le viti erano ficcate all'interno della marmitta. Viti con rondella di plastica. All'interno della marmitta c'è codesta cosa. Interessante. Ah, sembra lana metallica circondata da... No, lana di vetro. Vedo le fibre. Vedo delle fibre all'interno. Vabbè, me ne fotto. E poi abbiamo roba varia. Prima cosa da fare ovviamente è ciò che fanno tutti con questo oggetto, e cioè alzarlo con dei piedini di legno. Quella merda del corriere gli ha sicuramente fatto prendere una di quelle botte, il corriere merdoso, il cosiddetto corriere merdoso, ha trattato il pacco come se fosse un pallone da calcio. Il corriere merdoso. Noi abbiamo sempre a che fare con corrieri merdosi.
siccome il Corriere è un merdoso, sono costretti in qualche modo con un attrezzo del 1800 ad addrizzare a martellate ciò che il Corriere merdoso ha causato, perché il Corriere è un merdoso, è un merdoso di merda. Ecco, adesso è sempre storto, è tutto storto, perché il Corriere è un merdoso. Quindi ora io devo mettere questi piedini qua. Corriere merdoso, merdoso. Le viti ovviamente necessitano di una rondella. Vai a cercare le rondelle. Porcaccia la maledetta. Voi vedete rondelle? Questa è troppo larga e sottile. Questa no. Ovviamente io ricordo di averne un 3000 di rondelle, ma non so più dove. Quindi sono ridotto a scavare nello schifo alla ricerca di rondelle. Eccone un'altra, va bene. Ho un po' di rondelle, come vedete, rondelle arrugginite, viti arrugginite, tutto di recupero. Altra vite, qua ci mettiamo una rondella più grande, così per scherzo. Perfetto. E abbiamo sopraelevato, come si può vedere, signore e signori, i vostri occhi, si presenta un riscaldatore diesel sopraelevato con questa sopraelevazione che ci permetterà di fare passare meglio questo tubo. Vedete? Questo tubo poi passa e va esattamente dove deve andare. Ho dato un'occhiata a questo scarico e come vedete esso crumbla. Praticamente lui appoggiato alla pietra si è bucato, diciamo fino a qua. Quindi adesso io devo tagliare via questa sezione bucata e innestare una prolunga. Sono riuscito ad adattare, come vedete, in modo estremamente professionale questo tubo a quest'altro tubo. Questo è di dimensioni inferiori e l'ho usato per una stufa a legna, come si può vedere, per cui è bello sporco come piace a me. E so già che resiste bene alle temperature, diciamo, relativamente alte. Inoltre lo posso ancora allungare, quindi posso proprio scendere sul tavolo, dove già, come vedete, c'è lo spazio per mettere la stufa. E quindi va bene, mi piace questa cosa. È una cosa che dovevo fare da molto tempo, ma in realtà io dovrei spostare tante di queste cose e allocarle in una posizione differente. Come vedete, questo lo dovrò buttare. Pensavo di metterle in qualche modo qui sopra, spostando questa roba da altra parte. Filtro aria. Tubo già inserito. Viti e controviti. Ah, interessante però. C'è una cosa interessante. La fascetta va messa così, con la vite in alto. Perché qua c'è una fessura che permette di inserire il cacchiavite per stringerla. Quindi ora io ficco. Certo che rifilando questa flangia un po', tagliandone un pezzetto da qui, io potrei infilarla più meglio ed evitare questi supporti. Va bene. Quindi questo lo ficco qua. Il tubo di scarico, stessa cosa, fascetta.
e però si mette così in modo che poi possa raggiungerla dal luogo sito ivi. Perfetto, la metto così e poi in teoria da qui forse riesco a stringere, forse. Vedremo un po'. Ci vorrebbe una chiave esagonale. È il raggiungimento di un obiettivo. Però preme. Madonna. Va bene, più che sufficiente. Da quello che ho visto, questo va avvitato con dei bulloni giganteschi, va avvitato all'interno in modo che stia così. Intanto elimino questa maledetta fascetta. Allora, esci, puppa della miseria. Fa bestemmiare, eh? Eh sì, fa bestemmiare perché questa fascetta è tenuta con lo sterco, quindi perché questa è troppo piccola per questo tubo. E quindi boh, vabbè, per adesso va bene così. Siamo quasi pronti per il test. Devo posizionare l'unità, cosa che farò con una mano, la forza inaudita. Posizionare l'unità. Affanculo. L'aria calda uscirà di qua. Lo scarico. Che se si piegasse mi farebbe un favore. Lo scarico è qui e io ci dovrei far arrivare questo tubo, ma adesso vediamo come fare. Ecco il tubo scarico aria calda, cioè il tubo di uscita della stufa, è stato inserito e qua ho creato questo schiacciamento nel tubo in modo che, come vedete, lui penetra. Penetra e sta. E quindi poi magari vedremo di tipo schiacciare qui per sigillare meglio, ma ripeto, questa è solo una prova di montaggio. Quindi a questo punto direi che è venuto il momento di collegare l'elettricità, riempire di liquido combustibile il cui livello è visibile qui e verificare che questa cosa funzioni con le mani sporche di merda. Ma guardate, guardate la meraviglia della tecnologia. Io ficco questo qui e poi ficco questo qui e poi pompo. Come vedete, io pompo. E quindi mai più carburante in terra come in un mio precedente video, mai più, nevermore. Va bene, sto riempiendo. Ormai non si torna indietro. È fatta. Questo è gasolio, è normalissimo gasolio. Va bene, direi va bene così. Vediamo se riesco a svuotare. Svuotare questo schifo. Ora questa pompa di plastica mi rimarrà sporca di gasolio per tutta la vita. Pompiamo ed eliminiamo. Ecco qua. E poi spargiamo il gasolio in terra e posiamola qui. Ho detto qui. Cazzo. Ed ecco il setup di prova completo. Batteria 12 volt. Display alimentato, come vedete. Tubo uscita aria calda. Ingresso aria per la combustione. Exhaust. Fumi di scarico che vanno fuori di là. Quindi in teoria anche questo tubo mi scalda e mi crea calore. Che dire? Ora bisogna fare il riempimento della pompa. Non ricordo come si fa, vado a leggere il manuale. Ovviamente sul manuale non dice niente. Però lui dice di premere. Dice di premere dei tasti. E poi
Se premo ok, cosa succede? Mi dice la temperatura, mi dice gli hertz, mi dice i volt della batteria e mi dice l'altitudine, mi dice wow, e il codice di errore eventuale. Io non so come si fa. Ah vabbè, ma c'è scritto down and setting button insieme. Funziona, non stavo riprendendo, però dice di premere down e setting, solo che down è questo e poi lo porto a off, poi se voglio lo accendo ancora e si illumina la pompa off. Io non so se questo basta, però glielo faccio fare un altro po', tiè. Basta. Ok. Esco, premo setting. Sentite, io me ne fotto, lo accendo. Ma si accende? Non mi pare che si stia accendendo. Accenditi, bastardo. Ok. Accenditi. Accenditi. On. Perfetto. Ora si è acceso. E vediamo che cazzo succede. Non percepisco odori di sorta. Quindi si è accesa con la batteria. Sono curioso di misurare l'assorbimento all'accensione, perché secondo me col cazzo che ci vogliono 10 ampere per accendere sto coso. Secondo me ce ne vogliono molto meno. Siamo tutti in attesa dell'evento, del lieto evento della generazione di aria calda. L'idea poi è di, sì, usare questo tubo magari così per l'ambiente, ma di convogliarlo su attraverso queste scale per raggiungere casa sopra, dove c'è la vita, dove si vive. Ecco, è partita la pompa, attenzione. Questa pompetta che vibra molto, che dà fastidio a tutti. Io finora non avverto alcun fastidio. L'aria viene succhiata da qui e esce da qui. Nessun odore da qui. Insufflo! Ma non c'è nessun odore, perché logicamente non c'è combustione. La combustione è tutta interna. L'aria che viene succhiata da qua combusta e poi viene espelluta. Ecco, ora vediamo se effettivamente da qui mi usciranno odori. Bene, bene, sta partendo. Il sistema parte. Oh oh. Esce aria tiepida, attenzione. Questo coso funziona. Oh oh, è partito ancora. Va bene, aspettiamo che si scaldi. Mi sembra tutto regolare, non ci sono perdite di alcun tipo, forse c'è ancora qualche bollicina di aria, ma piano piano stanno camminando, stanno andando via, almeno spero, perché io qua lo vedo vuoto. Vedremo. Oh, si è spenta. Errore 01. Carburante sicuramente. Andiamo a vedere. E invece no. C'è il simbolo della batteria che lampeggia. Infatti la batteria misurata è 9,6 volt. Questa batteria è scarica. Gli devo mettere in parallelo un caricabatterie. Cosa che farò. Dopodiché farò il priming della pompa nuovamente. Della pompa. E proveremo a riaccendere. Io sto a fare il priming, però qua non prima un cazzo. Non sta primando una minchia. Io ci riprovo, ma questa volta col caricabatterie inserito. E 1 e 2. Vediamo. 11. Cavolo, 10 volt. No, questa batteria non ce la fa. Ma sto coso carica, perché non vedo amperaggio.
come sempre accade, sottolineo sempre, perché la mia vita è costellata di queste stronzate, quando mi serve una cosa, quella cosa è rotta. Ora, questo caricabatterie che non sembra ma ha funzionato bene per anni e anni, e l'ho posato che era funzionante, improvvisamente ha deciso di tirare fuori 10 volt anziché 12. E non capisco per quale stracazzo di motivo. Quindi, maledizione al creatore, vorrei capire che cazzo sta succedendo qui. Perché io qua esco con 6 volt alternati. Ma allora sono io un coglione? No, me ne dà 8. E tra qua e qua sono 14. Questo cazzo di coso lo metto qua e questo glielo ficco qua. E dovrei collegarmi alla presa 12. Vediamo se sono un coglione. Sì, probabilmente ho fatto questo perché mi servivano i 6 volt per un esperimento che ho fatto. Sì, vai a fare in culo, Autorange, vai a fare in culo. Ora c'ho 25 volt, che è un po' tanto, però magari se siamo a vuoto. Ora, caricare una batteria a 25 volt, io non lo so. Vediamo. Una bella corrente. 19. Perché mi aveva dato 25? 19 già ci siamo, che poi scende perché a carico scende. Bene, ora sì che possiamo caricare la batteria, Chris. E ora, dopo aver risolto l'ennesimo problema non richiesto, che cos'altro succederà? Vediamo, intanto attacchiamo questo e vediamo se... ecco, ora la tensione sta salendo, perché sto caricando la batteria. E in effetti ecco gli ampere. Oh, 6 ampere di carica su questa cazzo di batteria. E qua tra un poco forse salterà il termico. Però intanto sta caricando, cazzo. 13 volt. Vai, 13,10. Vediamo se ce la facciamo a caricarla come si deve e poi riproveremo per l'ennesima volta ad accendere questa stracazzo di stufa. Lui scende. Bene, molto bene. Indovinate che c'è? Il cazzo si è rotto. Quindi io lo accendo. E vediamo se sale qua l'assorbimento di corrente all'accensione. È salito un pelino, sta salendo. Sta salendo, sì. Sale, però c'è la batteria. E lì siamo a 13. Porca troia, siamo a 6 con la batteria in parallelo. Va bene, lui ce la fa. E lui tiene. Lui tiene, ce la fa, tiene, ce la fa, tiene, te la fa, tiene, ce la fa, tiene, ce la fa, tiene. Quanto odio questa cosa che i tester si devono spegnere dopo un tot. Questo maledetto tester sarebbe anche ottimo, è veramente un bel tester. Però si spegne dopo un po'. Intanto qua siamo arrivati a 6 ampere perché sta caricando la batteria che si sta scaricando, però adesso non è più a 9 volt ma a 12,75. E quindi adesso quando poi si accende, ecco la pompa, la pompa! Si è acceso presto perché si è scaldata presto. Quindi forse fra un po' questo scenderà. Il rumore dei tubi, dell'aria nei tubi è veramente... Va bene. Ecco, si è spento il cazzo di tester, vaffanculo, fammi vedere. Maledetto. 12,6, perfetto. Va bene. Si è accesa, l'aria sta già uscendo calda. Oh oh. Va bene, questo è stato un riflusso gastrico. C'è stato un riflusso gastrico di diesel che noi
aria buona. Ah, noi insuffliamo. Ah, che bontà. Ovviamente devo chiudere qua. Però, attenzione, sta già uscendo aria calda. E la batteria si sta ricaricando perché sta consumando di meno. Quindi direi che si è finalmente acceso. Arriva l'aria calda fino a qua. Sembrano 14 condizionatori accesi insieme. Wow. Non c'è più odore. Non c'è più nessuna uscita. Qui l'aria è bella calda. Notevole. Vediamo se trovo il termometro. Facciamo una misura. Allora, vediamo un po'. Temperatura ambiente 15,6. E sta salendo perché sono qua davanti al getto. Temperatura interna del getto. Beh, l'aria a 100 gradi non è niente male. Posso farmi un tè. E ancora sale. Che dire, sono senza parole. Qui la corrente è scesa a 3 ampere di carica e la batteria è carica, quindi potrei provare a staccare poi il caricabatteria, ma lo lascio ancora un po' acceso. Il caricabatteria è un po' troppo alto, 15 volt potrebbe rovinare la batteria, quindi dovrò fare qualcosa. E poi lui si autoregola. Ecco, adesso ha rallentato la pompa. Questa è la frequenza di pompo. Siamo a 114 gradi, temperatura di uscita. Ed è caduto il puttana della miseria. Del vaffanculo. Va bene, vaffanculo al termometro. Oh, ora questo lo dirigiamo. Bollente. Lo dirigiamo verso il basso. E va bene, vediamo che temperatura dice il termometro. 16 gradi in salita. Bene. Mentre il termometro dell'orologio digitale dice cosa cazzo dice? Oh, 20 gradi qua perché gli arriva l'aria e ottengo quasi 20 gradi qua che è un po' più distante, quindi direi che wow, sto coso scalda. Adesso vediamo fuori la rumorosità. Beh, rumorosità bassa, flusso d'aria. L'unico odore che si sente è quel caratteristico odore dei materiali nuovi sottoposti a temperature alte, quindi i tubi che si scaldano e effettivamente c'è un po' di puzza. Però a parte questo assolutamente niente, quindi penso che la stufa debba rimanere accesa per un po', diciamo andare in rodaggio, così questi odori pian piano spariscono. E per il resto l'aria che esce non emette nessun odore. È veramente incredibile. Veramente incredibile. Ed ecco un ulteriore esperimento per convogliare aria calda al piano di sopra. Questo è lo scarico. E questa è l'uscita. Che va di sopra e questo tubo diventa rovente. Quindi nutro speranze. Potrei tenere l'unità qua sotto. E se trovassi
un tubo di scarico piccolo, continuo, senza giunzioni, potrei anch'esso portarlo sopra e farlo uscire poi in alto dalla cucina, in modo che il tubo stesso scalderebbe e avrei un sistema a ciclo completo di riutilizzo del calore senza sprechi, perché questa è tutta aria calda che viene sprecata, buttata fuori. E questo tubo è bello caldo ed è lo scarico, è provvisorio ovviamente, però sarebbe bello poter utilizzare anche questo calore. Non ho ancora provato questo. Che non si accende, forse devo mettere le batterie. Ovviamente non ce le ho. Maledetto. La temperatura ambiente la legge dalla stufa, evidentemente, perché qua dentro non ci sono 26 gradi. Però il dato interessante è questo, è la temperatura del bruciatore. Ho sparato al massimo. Stranamente questi sono al contrario, quindi in giù in giù scende. Sono un coglione io. La lascio al massimo per un po', perché ho constatato che sopra in casa arriva il calore. E questa cosa è fantastica. E qui ho del calore irradiato dai tubi. Quindi anche questa cosa è fantastica. Posso scaldare qui e posso scaldare su. Yeah. Questo è il tubo di scarico che è caldo e quindi mi manda calore. Non si può neanche toccare. E questa è l'uscita dell'aria calda, che è a quasi a 100 gradi, ecco qua, 100 gradi, e va sopra e scalda il bagno, e non solo, scalderà anche la scala, perché l'ho appena acceso a massima potenza, vediamo un po'. Bello, molto bello. Ed è il momento di provare a spiegare come funziona questa cazzo di stufa, perché tutti mi chiedono: ah, ma non senti la puzza di gasolio? Ah, ma devi mettere un sensore di CO2? Ah, ma ti avveleni? Ah, ma la puzza del gasolio? Ah, il gasolio in casa? Questo perché nessuno ha capito un cazzo di come funziona questa stufa. Allora, vediamo come funziona questa stufa. Abbiamo un serbatoio di... qui c'è il tappo diesel. Ok, il serbatoio di diesel tramite una pompa che io indicherò con P come pompa manda il gasolio dentro un coso che io disegno così perché poi vi spiego perché. Dentro un coso che ha un bruciatore, un spruzzo, una specie di cilindro dentro, ma non vi interessa. Questo è il coso che brucia. Il coso che brucia prende aria da un tubetto con un filtro che indicherò con F. L'aria entra e va di qua. Questa è l'aria. Ok, quindi l'aria viene succata dall'ambiente, aria suca l'aria e viene mandata nella cameretta di combustione. Ok, qui c'è una candeletta, la candeletta è alimentata a 12 volt con due fili. Ok, 12 volt. La candeletta scalda, il diesel che scende qui brucia, l'aria aiuta il brucio
E poi c'è lo scarico dei gas scarico. Dove va questo gas di scarico? Se ne va a fanculo, se ne va a fare in culo fuori casa, muro, ok? Se ne va qua in questa, se ne va nell'universo, se ne va nell'entropia, ad aumentare l'entropia dell'universo. Scarico, questo è lo scarico. Ok? Ci siamo? Ora, come funziona questa stufa? Da dove esce il calore? Questo motore si scalda a bestia, raggiunge i 250 gradi. Quindi io cosa faccio? Prendo una ventola, questo motore è chiuso in un box. Ok, io qua ci metto una ventola con le pale. Che mi butta l'aria fuori. Ok, questo coso, il motore, è sigillato completamente. Da qua io ho l'ingresso dell'aria. L'aria passa sulle alette di raffreddamento e si riscalda. E dopodiché esce calda. Aria bollente. Ora, non c'è un cazzo di CO2 qui, perché la combustione avviene qua dentro che è sigillato. Il gas di scarico che contiene la CO2 e l'ossido di carbonio esce dallo scarico e non esce da nessun'altra parte, a meno che non abbiate un tubo rotto. E non è un tubo rotto, perché è nuova, cazzo, l'ho appena montata, cazzo. L'aria qui entra per fare funzionare la combustione, quindi non c'è uscita di CO2, non senti la puzza del bruciato del gasolio, perché brucia all'interno ed esce dallo scarico fuori casa. Io spero che questa cosa sia chiara, perché l'unica cosa che riscalda in questa cazzo di stufa è il corpo radiante del motore, che ha un mare di alette di raffreddamento che diventano roventi, su cui passa l'aria aspirata da questa ventola, che può essere qui, può essere qui, adesso non mi ricordo dove è messa, se è all'ingresso, probabilmente è all'ingresso la ventola, perché così non si riscalda. Quindi l'aria viene buttata sul corpo radiante bollente, si scalda, sottrae calore al corpo radiante sigillato ed esce bollente. E qui voi ci fate quello che volete e ci avete la faccina felice, perché c'è il calore che sale sul termometro. Così funziona. Questo è il motivo per cui non questa stufa è super sicura. Questa stufa viene usata da 30-40 anni in tutti i camper del mondo, e la gente la usa nel camper, e nel camper quando c'è freddo si tiene tutto chiuso e si accende questo, che si chiama in gergo Webasto, che è la marca principale che ha fatto questa stufa e che costa un fracco di soldi. Ora i cinesi evidentemente, finalmente direi, l'hanno copiata e la vendono a un prezzo irrisorio, perché è di una stupidità immensa questa stufa, è veramente una cosa idiota da costruire, da realizzare, e quindi ciò non, diciamo, non, secondo me non giustifica il costo elevato di questa marca. Ottima, però cazzo, un conto è spendere 1000 euro, un conto è spendere 130. Per questo la stufa è sicura. Sì, ok, posso mettere comunque un sensore di gas di scarico CO2 e ossido di carbonio, perché se mi si fa un buco nel tubo, allora lo scarico. Però cazzo, se pensate che tutti noi abbiamo a casa le cazzo di stufe con dentro la bombola, le stufe che riscaldano casa a bombola, a gas, molti di voi ce l'avranno, io ce n'ho una. Queste fanno molto più danno, sono molto più pericolose. Il fornello di casa su cui cucinate con la pentola i vostri spaghetti del cazzo, questa fiamma brucia ed emette ossido di carbonio e CO2, quindi ancora più pericolosa. Questa non emette una minchia. Quindi tutta questa preoccupazione, secondo me, è assolutamente infondata ed è dovuta al fatto che non si capisce che questa stufa ha un sistema di bruciatura, una cella di combustione, non so come cazzo chiamarla, che è completamente sigillata. È un ciclo interno che aspira aria dall'ambiente, e quindi questo può essere anche messo fuori verso l'esterno,
quindi potrebbe aspirare l'aria di fuori, e butta gli scarichi fuori, quindi questa cosa è completamente sigillata. Il diesel è uno dei carburanti più sicuri che esista, perché non prende fuoco molto facilmente, anzi per dargli fuoco al diesel bisogna vaporizzarlo e ci vogliono temperature molto alte. Per cui, insomma, questa stufa è, a mio avviso, molto più sicura di tante altre stufe, perché il ciclo di combustione è interno e non c'è combustione dell'aria dell'ambiente. Quest'aria ambiente non viene bruciata, non viene scaldata per bruciatura come nelle stufe a cherosene, quelle col tubicino così e il display. Non viene bruciata con una fiamma come nelle stufe a gas, ma la combustione avviene internamente. L'unica cosa che circola in questa stufa esternamente è l'aria dell'ambiente, che entra da una parte fredda ed esce calda. L'aria dell'ambiente, se voi tenete il filtro di aspirazione dell'aria in casa, viene usata per la combustione. Questo può significare che vi consuma l'aria di casa, ma sicuramente qualche spiffero ce l'avete, un ingresso di aria. Volete stare sicuri? Lasciate una finestra socchiusa. Che cazzo ne so, mettete una presa d'aria esterna. Però questo vi contribuisce, secondo me, ad asciugare un ambiente umido, perché l'aria che viene aspirata umida viene poi usata per la combustione e buttata fuori. Il calore continua a tirare fuori umidità dalla stanza o dal luogo che state riscaldando. Questa umidità viene aspirata e viene bruciata e buttata fuori. Quindi, secondo me, questa stufa è ottima anche per asciugare un ambiente umido. Ed è la cosa che spero di ottenere in questo posto, che, insomma, di umidità, date le pietre, dato il salnitro qua dietro, eccetera, ne ha vista sempre, diciamo, una quantità discreta. Avevo dell'acqua sul pavimento, si è già asciugata, questo è un buon segno. Stufa al minimo, 18 gradi, sono in maglietta, senza problemi, 18 gradi lì, e qua ne segna invece, ne segna 21, wow! Quindi sti cazzi 18 gradi, siamo su una media di 20 gradi. Vediamo qua che sono vicino alla porta. 18, va bene, direi una media di 20-19 gradi. Stufa al minimo, aria bollente che esce piano facendo pochissimo rumore, direi. E se chiudo qua, secondo me ne farà ancora meno. Io per ora la stufa la lascio così, perché wow, prima di andar via la rimetterò qua dentro in modo da provarla da sopra e vedere se riesco a scaldare su. Approvata, vincente, funziona, wow, meraviglia, devo dire, sono contento, e prima o poi dovrò portare su anche lo scarico da qui con un tubo di queste dimensioni, magari leggermente più grande, e farlo uscire sul terrazzo. Sì, procurerò un sensore di gas per sicurezza, ma so già che non serve a niente, come vi ho spiegato. Ma non si sa mai, ho anche le bombole, ho la stufa a cherosene che probabilmente porterò su, ho solventi, ho cose, quindi forse un sensore di gas qui ci potrebbe anche stare bene. E quindi è una cosa che farò, quindi state tranquilli. Anche se non serve assolutamente a niente, a mio avviso, per questa stufa, una sicurezza in più è sempre bene averla, e me la procurerò, tanto per quello che costano ormai non c'è problema. Io mi scaldo la panza sotto la maglietta, ah che meraviglia, ma proprio una meraviglia. Grazie per aver guardato questo orripilante video pieno di cazzate, e che dire, wow, non male devo dire, per la poca spesa tanta resa, poca spesa tanta resa. Dimenticavo di aggiungere una profezia: secondo me tra un po' queste stufe saranno rese illegali. Io ve lo dico, secondo me, per quanto sono efficienti, per quanto poco consumano e quanto poco costano, secondo me si inventeranno un motivo per renderle illegali e costringere tutti a continuare a usare il cazzo di pellet.